14 aprile 2021, mercoledì della seconda settimana di Pasqua, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono fatte in Dio. Questa sezione del discorso notturno tra Nicodemo e Gesù rappresenta uno dei vertici di tutto il Nuovo Testamento. In poche frasi, scarne e lapidarie, troviamo contenuta l'essenza della rivelazione, tutto ciò che Dio pensa dell'uomo, tutto ciò che ha fatto di decisivo per lui. E in filigrana intravediamo anche le nostre aspirazioni più profonde, che in quelle affermazioni di tipo dogmatico trovano un appagamento completo, come i due frammenti degli antichi cocci che, accostati l'uno all'altro, si vedevano combaciare perfettamente, permettendo il riconoscimento reciproco tra mittente e destinatario, nel nostro caso tra Dio e la sua creatura. Vediamolo insieme. Chi di noi non ha vibrato da bambino o da adulto all'udire le storie, siano esse narrate nelle fiabe o riportate come fatti di cronaca, della ragazza povera diventata regina o del principe che rinuncia al regno per poter sposare la donna amata? Ebbene, oggi ci viene annunciato che Dio ci ha tanto amato da spossessarsi di tutto ciò che è e di tutto ciò che ha, cioè del suo Figlio unigenito, per donarlo a noi. Chi di noi non ha tirato un sospiro di sollievo all'annuncio della grazia accordata ad un uomo condannato a morte? Oggi ci viene annunciato che Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Chi di noi non ha provato sgomento di fronte all'idea dell'inevitabilità della propria fine? Oggi ci viene annunciato che il Figlio è stato inviato perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Chi di noi non si è sdegnato pensando alle tremende disparità che esistono tra gli uomini? Oggi ci viene annunciato che il Figlio di Dio è venuto non per pochi eletti, ma per il mondo, cioè per tutti. Questa è la luce che con la venuta di Gesù e la predicazione del Vangelo ha illuminato ed illumina ogni giorno l'esistenza di tutti gli uomini. Se non accogliamo con fiducia questo gioioso annuncio, se non viviamo secondo quanto esso ci propone, ma se al contrario cerchiamo il buio per fare il male, dobbiamo sapere che le nostre opere sono già condannate, condannate alla tristezza, alla sterilità, ad un'inconsistenza che è preludio di distruzione. Ma Dio, che continua ad amarci e a venire per ognuno, può fare in modo che tutto sia convertito in bene, di distruzione in distruzione, di frammento crollato in frammento crollato, farà cadere tutte le nostre maschere. E sarà per noi una nuova nascita, un venire alla luce un'altra volta, nella nostra identità più vera, unica, irripetibile e tutta avvolta dalla sua luce eterna, del cui splendore vi auguriamo di poter godere nel corso di tutta questa giornata.